Ciao bimbi, siete pronti per un'altra avventura di Ulisse? Allora mettetevi comodi perché oggi ascolterete il canto delle sirene e incontrerete i proci. Incominciamo! Lungo il viaggio, largo il mare, vanno i nostri con speranza di poter ritornare, ma una nuova prova avanza, una nuova prova viene, sugli scogli più avanti sono sparse le sirene micidiali naviganti. Hanno voce, fanno canti melodiosi e seducenti, procurando ai naviganti dei profondi turbamenti. Ascoltando quella voce, cedendo al dolce canto, chi li ascolta cosa atroce sugli scogli, va di schianto. Poi Ulisse, che lo sa, vuol sentire la canzone, questi ordini lui dà, e hanno pronta esecuzione. Dici, amici, voi remate solamente, se io grido ignorate, se io strillo non è niente. Con le dita ficca cera nelle orecchie a tutti quanti, neanche l'urlo di bufera sentirebbero i remanti. Poi si fa legare bene al pennone della nave, ed ascolta le sirene e dolce melodia soave. Quel richiamo tentatore lo seduce, lo commuove, gli fa sciogliere il cuore. Lui si agita, si muove, urla, insulta i suoi compari. Fermi, basta, cosa fate? Non di là, brutti somari, verso le sirene, andate. I compagni invece in fretta van remando sordamente, ad Ulisse non dà rete, quel canto non si sente. Molto Ulisse si dimena, vuol slegarsi, vuole andare, poi la voce di sirena va calando sopra il mare. Tace allora Ulisse e ascolta fino all'ultimo quel canto e poi piange, un'altra volta riborrebbe quell'incanto. Chiede ancora di tornare, fa smorfie di minaccia, non lo possono ascoltare per quanto i urli strilli faccia. Per un'altra ora almeno va remando i rematori, nel silenzio pure pieno, senza voci né rumori. Alla fine un marinaio slega Ulisse e tutti quanti, felicissimi che il guaio sia passato, vanno avanti. Vanno avanti sopra il mare, verso Itaca, sperando, riusciranno ad arrivare? Ma una cosa mi domando. Mentre per liquide strade con fatica, pene e pianto loro vanno, cosa accade laggiù ad Itaca frattanto? Il figliolo che Ulisse salutò ancora infante, vive ancora? Come visse? Sì, è un giovane aitante, Telemaco si chiama. Ma la moglie che l'ha amato, suo marito ama ancora o l'ha dimenticato? Sì, lo ama ed ogni giorno spia il mare attentamente per vedere il suo ritorno. Però non vede niente. Nella reggia stanno i proci, giovinasti pretendenti, pigri, avidi e feroci, che le dicono impudenti, tuo marito è morto ormai, perché donna guardi i venti, perché vedova tu stai e ci fai tutti scontenti? Ma le spera, crede ancora, sì, non è tornato, ma forse in viaggio alla dimora prima o poi ritornerà. Mentre lei fedele aspetta quegli oziosi pretendenti, stanno in casa e senza fretta fanno andare lingue e denti e divorano golosi ogni cibo, dichiarando: e Penelope, chi sposi? Devi dire come quando. Fino a quando non lo dici, resteremo ospiti tuoi, resteremo qui felici finché sposi uno di noi. Lei li ascolta blaterare e nasconde il suo cipiglio perché tema possano fare qualche male a suo figlio. Quando sposi uno di noi, le risponde, tesserò un lenzuolo grande e poi uno l'altro sposerò. E di giorno lei lo tesse, ma la notte di soppiatto con le sue mani stesse di svacquecchia affatto. E Telemaco? Lui vede l'arroganza di quei proci, ma è solo, e allora cede e ne sopporta modi e voci. Questo è quello che possiamo là ad Itaca osservare, ma ad Ulisse ritorniamo e seguiamo il suo navigare. A domani, bimbi!